quarta corsa al Cirignano di Aversa è una condizionata per anziani di 7 anni e oltre, 8 concorrenti al via a distanza, quella del Miglio. La rottura di Zelinda del Ronco, Azzardete è attaccata al largo da Argo del Ronco. Rimane davanti Azzardete, Argo del Ronco converge in seconda posizione davanti a Ulberto. Primi 200 metri ultimati in 14 e 6. Il mago d'amore affidato a Crescenzo Maione Battistrada, Argo del Ronco in scia. Dalle retrovie inizia la risalita a Zaffiro Top, anticipato da Barracuda Gar. Primo quarto completato in 29 e mezzo. Barracuda Gar e Zaffiro Top rincorrono i primi due. Azzardete tiene ritmo sostenuto e va a completare i 600 iniziali in 44 e 7. Azzardete, Argo del Ronco, Ulberto. Zaffiro Top proteso in terza ruota. Primo giro in 58 e 7. Deve essere un po' guidato il leader all'imbocco della penultima piegata, poi la completa e arriva al chilometro in 1,14. Azzardete, Argo del Ronco, Ulberto. Al largo persevera Zaffiro Top nonostante percorso dispendioso, di fronte un'altra frazione sostenuta in 14,7, 1,28,7, 3 quarti di miglio. Azzardete avvicinato da Argo del Ronco lo raggiunge, sembra poterlo sopravanzare, muove Ulberto. Retta d'arrivo. Con Argo del Ronco che passa, Azzardete si abbandona di galoppo, Argo del Ronco e Umberto Di Vincenzo alla grande su Ulberto, mentre per il terzo è Barracuda Gar, 3, 4, 6, 7, l'arrivo probabile ed ufficioso, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14, decimo più, decimo meno. Per il vincitore Argo del Ronco, Umberto Di Vincenzo in veste di allenatore e guidatore per i colori del signor Pasquale Salzano, per il figlio di Julius del Ronco e Primula in Ronco, tutto Ronco. Per questo successo per quanto concerne la quarta corsa dal Cirigliano.